Ciao Massimes, ciao Ugo Rispoli, ciao ragazzi, come state? Novità tra l'altro di oggi, lo studio Electronics MIDI Mini versione 3, fantastico. Praticamente un mini Moog in versione REC che suona veramente come un mini Moog. Ciao Vincenzo. Suono pazzesco, non so se ce l'ho aperto qui, ce l'avevo aperto un secondo fa. Ah, ve l'avrei fatto sentire volentieri la potenza. Eccolo qua. Vediamo se riesco a posizionare il telefono in modo che possa suonarlo. Piccolo intermezzo. Così. Suono violentissimo. Eccoci qua, ragazzi. Vediamo chi c'è. Massimes. Non so se ti avevo mai già. A parte che non so come fare. Adesso vedo che non mi permette di. Unable to join, dice. Allora proviamo Nick Nico. Nick Nico. Ciao! Ciao, Da dove ciao. ci chiami? Da vicino a Riccione, diciamo un paesino lì vicino. Ho capito. Cosa fai? Fai beat? No, sì, quello più così, passatempo, però faccio, scrivo testi e canto sopra. E quello che ci fai sentire cos'è? Tutto fatto da te o in realtà il beat non è fatto da te? No, il beat l'ha prodotto un amico mio. Cantato sopra. Come si chiama? Ah, Ti ho mandato una mail, ti ho mandato, non so se puoi vederla. ok. Allora, aspetta che controllo. Com'è il nome dell'email? Nick, no, S. Nico Aspetta, S. Nico. 992 @gmail.com. Ma S. Nico. Eccolo qua, ti ho trovato. Perfetto. Sì. E Tipo un addio. eccolo qua. Vado? Ah, sì, grazie. Perciò questa è praticamente tu che scrivi e canti e fai la top line sopra una base fatta da un tuo amico. Esatto, sì. Aspetta che mi controllo che funziona. Ok, funziona. Vado. Non è male, ascolta, la base potrebbe, non è male neanche la base forse potrebbe essere ancora più caratteristica, intendo dire meno generalista, cioè si sente,
che vorreste fare una cosa un po' 80s, un po' The Weeknd, però non, cioè, almeno quello che sembra, insomma, sentendola così, poi magari volevate fare un'altra roba, però avrebbe bisogno di una ricerca sonora più particolare. Tu avresti bisogno di lavorare di più sui testi, secondo me, un pochino di più. Non dico che Ah, sì. non dico che dovresti dire chissà che cosa, però certe volte la butti un po' troppo semplice, cioè le cose che dici. Però un po' la melodia, un po' il timbro, un po' anche comunque la struttura della canzone sono belle. Cioè, Grazie. mi viene in mente che, ho una base tipo The Weeknd, anzi, ancora meglio, Gian Piero, che è un ragazzo che collabora con noi, 17 anni, che fa delle basi, delle produzioni, molto bravo, ha fatto una base tipo The Weeknd, che invece è molto bella. Se la trovo, o vi metto in contatto via Instagram, o Volentieri. mando, ovviamente gli chiedo il permesso, o te la mando direttamente io, perché magari ci potresti scrivere un pezzo sopra, capito? Un po' in questo stile qui. Volentieri, grazie, Non gentilissimo. male, non male, dai. Cerca Grazie. testo, non è che devi dire chissà che cosa la Divina Commedia, eh. È che certe volte lo stesso concetto semplice è più figo esprimerlo magari in una maniera non so, più incisiva. Adesso no, no, dovrei ascoltare bene le cose e sottolinearti le cose, però penso che tu capisca cosa sto dicendo, no? Cioè, certe Sì. volte un po' a fare la rima, a fare la cosa che ovviamente chiude bene, suona bene a livello di rima, ma magari stai dicendo una cosa un po' troppo easy, capito? Sì, beh, adesso la prima strofa l'ho fatto un po' così, però questa era una canzone, diciamo, è la prima volta che faccio un po' questo genere. Non è male, però, secondo me c'è spazio per fare una roba così, eh. Ti sento tutto rallentato. Ecco. Ecco, ti ho visto rallentato per un attimo, ma ho capito. Dai, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Poi me lo faccio ricordare da qualcuno che magari. Se Gian Piero c'è che ci guarda, lui si ricorda sicuramente di quale base parlo, se no glielo dico io poi in separata sede. E Nick, se per caso mi dimentico, scrivimi in DM così me lo ricordi. Allora, il mitico Smalox e anche Giacomo Zilio che ci vogliono far sentire forse qualche. Allora, vediamo Giacomo che ci vuole fare qualche aggiornamento rispetto alla settimana scorsa, forse. Ah, Massimo, ciao Giacomo, come stai? Bene, Ciao Michele, benone, grazie. Tu come stai? bene, bene. Volevi farci sentire cosa? Degli aggiornamenti? Yes, due brani. Sì. Ti ho mandato un'email Ok, qualche minuto fa. vado, la controllo. Giacomo, eccolo qua. Sviluppo brani. Sai che Esatto. è pazzesca che io questi email non li ricevo. Siccome è un indirizzo email separato, no? Attraverso Google. Cioè, io se li cerco li trovo, ma non mi fa bim, cioè tipo la mail, cioè io non so che mi arrivano, ma se cerco Ah arrivano. beh, Vabbè, un fenomeno strano. immagino che te ne arrivino anche tante. Cioè, sì, tantissimi, però al di là di quello, dico, non mi suona, cioè non mi fa il classico bim. Ah, la notifica. È una cosa di Google che gira attraverso un altro account, però va in una cartella, oh, non so, un mistero, un giorno dovrò capire. Allora, aspetta che leggo. Alessio, ho cambiato il testo, vogliamo registrare nuovamente le voci, togliere alcuni versi, ascolta col tuo cuore, ok. Fatta la voce, mixiamo da capo, teniamo le automazioni, abbiamo perso un po' di suono, però, ok, dai, allora ascolto al volo. Cioè, ascolto un po', Ottimo. però. In realtà c'è la figura di cassa alla fine che mi avevi detto di cambiare e alcuni punti, alcuni testi. E poi mi volevi valutare un'ultima proposta di mix, se no mi consigliavi qualcuno tu, così era l'ultima volta. Sentire al volo. Allora ve lo dico subito, un intro così lungo non ci può stare, capito? Di mezzo. Ah, devo tagliarne uno, scusami, questo errore mio, devo tagliarne un giro. Siamo a 30 secondi quasi di intro, cioè dopo 30 secondi la gente si è già suicidata, capito? Cioè. Il tuo respiro non è più a fianco a me, il cielo si sente come la neve sulla mia pelle, quello sguardo pesa quanto un'innocenza di noi, un libro aperto nel silenzio, mi troverai prima o poi, facile parlare se poi resti immobile, ascolta quel tuo cuore fragile, ti basta pensare insieme a me. Perché tra il dire e il fare quel che conta.
dai. Facile parlare se poi resti immobile. Allora, molto meglio, devo dirti, molto meglio tutto, molto meglio tutto, si segue anche tutto bene, ma domanda, questa voce che sento è un patchwork, cioè siete arrivati a questo testo, no, un patchwork di composite o l'avevate comunque ricantata? Questo, no, non l'abbiamo ricantata, era il primo take che aveva fatto stanco Alessio del suo testo come prima strofa, poi il pre-read, il ritornello e la seconda strofa e il ritornello finale sono quelli vecchi. Adesso vogliamo solo sostituire quei pezzettini lì che anche dicevi un po' tu, un po' semplice o forse un po' naif, non ricordo come li avevi descritti. Sì, sì, ma domanda, però tu volete comunque ricantarla tutta? Volete ricantarla? Secondo me ci sono alcune cosette che anche Alessio può fare un attimino meglio, adesso che ci conosce bene, secondo me arriva anche molto più rilassato. Lascio a voi. Allora, lui sicuramente canta bene, cioè indubbiamente. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Interpreta bene questo pezzo. Sono d'accordo anch'io che forse potrebbe fare ancora di più, però non lo conosco, capito? Cioè non so quanto. Però, boh, io farei così. Io farei, mi sta venendo in mente un'idea pazza. Cioè farei che appunto lo fai cantare, di nuovo, magari appunto fai 3-4 take, non di più, non esagerare, però 3-4 take, terrei questo composite intanto come buono, no? Cioè comunque bene o male funziona, 3-4 take, e poi cos'è che volevo dire, una roba ancora, beh, dimizzerei ovviamente l'intro che abbiamo appena detto, e poi c'è questo momento, vabbè, di chitarra, che però è più una roba di mix, che arriva tutto in faccia, cioè colpa mia. Domanda, una cosa, c'è un pad dall'inizio alla fine in tutto il pezzo? Una roba continua che non si deve sentire, ma c'è un pad, cioè uno che fa gli accordi. Sì, si ferma solo nel secondo ritornello, che è quello dove volutamente c'è uno stop, dove lì proprio vorrei far fermare un attimino e creare un po' di pugno. Secondo me l'idea è questa. Comunque ormai ci siamo. L'unica cosa è che qua, avendo fatto un mix dei due testi, no, abbiamo detto che non c'è più solo un adattamento parola per parola, ma c'è anche una cosa un po' più creativa che ha fatto lui. O no? Sì, sì, allora sì, cioè, però diciamo è solo nella prima strofa, siamo comunque in linea nel mood. Io non provo. È puramente un adattamento al 70%, diciamo. No, provo a informarmi dall'editore, che non so chi sia, perché comunque questa roba a un certo punto, se vogliamo farla uscire, perché sarebbe bello poi farla uscire così, che sì. Lavorato tutti, cioè è una cosa divertente, ci troviamo una maniera di farla uscire su Spotify, così bisogna ovviamente prima chiederlo all'editore, chiedere il permesso. Perciò nel frattempo che tu lo finisci, io adesso mi informo, magari ricordamelo anche tu, perché poi veramente in milioni di cose me lo dimentico, sento chi è l'editore e provo io a interagire e vedere se ci danno il permesso di rilasciarlo, capito, in versione italiana, e basta. E poi la cosa pazza che mi sta venendo in mente, che quasi quasi o io o Pino, cioè che lo mixiamo in tempo, che capito, mi butti via, o magari anche tu che ti colleghi, che sei attaccato, capito, con la tua telecamerina, cioè potrebbe essere una figata. Io secondo me, se tu fai già un po' di lavoro come stai già facendo, io non ci posso mettere più di 2 ore, capito, 1 ora e mezza a mixarlo. È una roba divertente vedere una roba dall'inizio alla fine come... Beh, Michele, cioè, tu e Pino per me, cioè, vabbè, siete... No, ma dai, ci top. Secondo me lo facciamo, non c'è problema, basta solo prima di tutto avere il permesso dell'editore, che poi ci denuncia. Chiaro. E poi basta, e poi lo facciamo e poi lo rilasciamo. Aspetta, fantastico. Senti, Chiara, abbiamo confezionato su di lei questo pezzo. Ah, un altro pezzo, questo? Sì, questo è per Chiara, è su di Chiara. No, no, ma non è quel pezzo famoso che a me piaceva? Sì, 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 sì. Diciamo, c'erano 4 accordi. Okay. C'erano 4 accordi. Che lo ascolto al volo, Il testo è quello, però, il testo è quello. C'è solo una strofa in più. Anche la melodia è quella, dico, della strofa. Sì, 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 sì. Non parte. Ah, cioè, no, no, ci sono 4 secondi di silenzio, solo per il sync nostro. In lassù, nel certo universo non so più che giorno ne guardo l'oroscopo. Amore non pervenuto, soldi che non ho mai avuto, sono notti che non dormo più. Vedo le ore, i giorni, come stai tu? Anche una città intera non
voglio andare a parlare, non pensare, mi manca anche il mare. Scrivo di notte a chi non si ricorda mio nome. Scrivo canzoni ogni volta che sento giù. Cosa voglio fare? Qui lo sei tu. Vito in questa stanza, a testa in giù. Troppe le volte a testa in giù. E questa notte passa. Ok, adesso riparte. Sì, cioè cambia molto. No, c'è un problema che va al di là adesso della realizzazione, poi dopo entro anche nella realizzazione. Il problema è che, allora, prima, affrontiamo tre livelli di problemi. Problemi perché secondo me c'è qualcosa di forte, perciò tanto vale provare a farlo diventare più forte. Primo, poi lo parlo con te, forse dovrei parlare con Chiara, non so se Chiara ci sta ascoltando. Fammi vedere. Credo proprio di sì, perché mi aveva scritto che era in diretta e mi sono collegato subito. Perché oddio, non mi ricordo più, Claro Music, no? Aspetta. Claro Music. Dacci un segno se ci sei, Claro Music. Aspetta, sì, la vedo che c'è, dai. Perfetto. Allora, io direi tre piani diversi. L'inciso va comunque scritto. Cioè, quello che c'è non è abbastanza. Va addirittura giù a livello melodico. Lo dico a te, lo sto dicendo, come se si dicendo a Chiara. E perciò c'è bisogno comunque di intervenire sulla scrittura, secondo me. La strofa è carina. Poi, subito, mi attacco al secondo problema. Il fascino del primo provino era un fascino dovuto al fatto che se l'è fatto lei a casa era molto lo-fi. Qui si sente che già diventando tutto un po' più bello si perde un po' quel fascino del lo-fi. Chiunque la registri o chiunque, cioè tu, comunque tu che hai registrato, cioè va tenuta presente quella cosa lì, va sentito quanto marcio era la roba originale, perché così sta cominciando a diventare tutto un pochino troppo ordinato. E terzo problema, l'arrangiamento che state facendo, che va anche bene, cioè si sente che state cercando di farlo rimanere minimale, basico e non troppo, capito, patinato, comunque per me è già troppo patinato, è già troppo inquadrato, è già troppo quantizzato. Capito? Okay. Sono delle cose belle, quella specie di come cambiamento armonico che c'è a metà di quello che adesso è l'inciso, è bello quella chitarra che entra da qui. È la nona, sì. Sì, bello, la nona lì è molto bello, però non so se quel nucleo lì sia sufficiente per essere un inciso. Se per caso vogliamo continuare a pensare che quello sia un inciso, almeno lei deve provare a doppiarlo l'ottava alta. Cioè, su questo infatti ti avevo anche scritto appunto che adesso è in contatto con Giuseppe Lopizzo, che è un vocal coach di Padova, lei che si spostava fino a Bergamo per andare da vocal coach, e cioè questo bravissimo, stiamo lavorando su capire quali sono gli altri suoi suoni e la sua estensione, proprio anche per pensare comunque, secondo me ha qualcosa di forte che forse, e questo non è colpa di nessuno, ma forse dovete stare attenti perché la state un po' perdendo con questa realizzazione. Cioè io tornerei sempre a quel, sarà anche marcio quel provino, ma c'aveva qualcosa anche per il fatto che si sentiva l'ambiente, la chitarra, no? I rumori. Mamma mia, registrava col microfono, adesso spero che non si vergogni, ma secondo me era fighissimo col microfono al contrario, quindi prendeva la stanza con la parte dietro del cardioide. Beh, ma voglio dire, era bellissimo. Non è che anche in America nei primi 50, ormai ci sono tanti di quei brani lo-fi di genere, ma anche di fatto, che proprio sono, e che, cioè, parte della magia certe volte di questa scrittura è anche proprio come vengono registrati, tra virgolette, male, no? E assolutamente. Io proverei a reintrodurre qualcuno che aiuti Chiara sulla scrittura dell'inciso, e che avevo, adesso magari poi in privato reinteragisco sia con Chiara sia con l'altra persona, perché secondo me ci vuole, va fatta una prova che non deve stravolgere, ma che deve in qualche modo provare ad aprire di più. E poi Andrea, ti andrebbe, no, dimmi, finisci tu. No, dimmi. E volevo chiedere se volevi sentire più avanti, perché l'accordo alla
Ah. Il telefono, non sento niente. Perché okay. Dicevi, avresti voglia di... No, se hai voglia di sentire la seconda parte, secondo me ci sono un po' di idee e anche il ritornello, partendo in maggiore, con la relativa maggiore, apre già di più. Quindi magari ti dà qualche spunto, mi dici se lì forse c'è qualcosa a tenere. Però vedi, c'è anche un problema proprio di arrangiamento, cioè troppo strutturato, troppa roba, cioè andrebbe lasciato. Beh, già è meglio questa roba. Scusa. Voglio sentirlo fino alla fine, manca poco. Serve, cioè io anche dopo... Ok. So già cosa succede fra tre minuti, nel senso che... No, hai ragione. Sì. Sono diversi le cose che ho detto prima e... Questa cosa sicuramente del partire con la relativa maggiore all'inciso aiuta, ma a questo punto aiuterebbe anche nel primo inciso e aiuterebbe con un arrangiamento super lo-fi che non così strutturato. Io ripartirei da zero, partirei meticolosamente, oh, se ci avete voglia, ragazzi, cioè, stiamo facendolo anche, cioè, tutti veramente per passione, non mica per... Cioè, sì, sì. Siamo anche a un livello ancora semi-pro in generale tutti, nel senso che siamo, cioè, tutti cercando... Però io proverei a cercare di usare come palette in italiano, si dice, cioè non si dice, gli italiani pronunciano la parola palette, la pronuncio palette sonora, che è quella del provino originale, perciò provando a mantenere quei suoni lì, e se devi aggiungere dei suoni ritmici, li fai con la chitarra, cioè tu campioni, fai un kit di batteria, che è lei che fa un colpo, boom, sul corpo della chitarra, un altro su un altro punto, e provi a usare la chitarra come tutto, ok? Cioè, perciò è tutto minimale, non so se mi sono spiegato, però io ce l'ho un po'. Sì, sì, sì. E un'altra cosa che volevo dirti, potrebbe anche essere che io avrei una persona, secondo me, giusta con cui sto collaborando, con un artista che ho firmato per Canova Records, un bravissimo produttore, che tra l'altro piace anche a Chiara, che gli ho fatto sentire, soprattutto un incrocio dei pezzi di quest'altro artista. Magari potrebbe essere anche che ti introduco a lui, e lui a distanza magari lavora, fa un beat o fa una cosa, veramente lo fai, te la manda e tu sei a Padova, cioè, capito? Assolutamente sì, l'importante è che il brano vince, cioè, vince il brano. Chiara che scriva sotto. Va bene, dopo magari la sento, le scrivo in privato. Dai, comunque, secondo me, in tutti e due i casi, bene, nel senso che nel primo caso ci siete quasi, di Alessio. Nel secondo caso, comunque, ci state lavorando, capito? Adesso provo io a capire questi due punti e poi ti torno da te. E poi adesso facciamo parte degli altri, che sennò facciamo un duetto. Grazie comunque. Grazie. Dai. E poi, grazie a te, Michele, davvero. Che facciamo una figata. Non ho capito, ti ho perso. Vedrai che poi organizziamo la roba con Alessio e possiamo fare una figata, provare a fare il mix in tempo reale, una figata, secondo me. Fantastico. Dai. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Fortuna. Ciao, Michele. Ciao. Non vedo... Vabbè, oddio. No, dai. 7-8 persone. Ok, vado. Prendo Luis One, che forse avevo già... No, non sono request. Aspettate che non capisco più niente. Trice Music vedo adesso. Vediamo. Chiara, abbiamo parlato di te senza di te, ma dopo magari ti scrivo. Michele, che piacere. Chiara. Sì, senti, io intanto volevo chiederti, in realtà sono nuovissima di questo format, ti seguo da sempre, però sono nuovissima, sto facendo uscire un po' di cose su questo canale qui. E volevo sapere allora c'è ancora poca roba, però sì. Volevo sapere, secondo te, il suono, l'ambiente, il gusto, se è una cosa che incontra magari il tuo, ok? Sarei io su un canale YouTube? Allora sì, sul canale YouTube già c'è un video, scrivitrice, okay. Ecco. Spice. Vediamo se lo trovo. No, non lo trovo. Spice? Sì. Okay. Ma cosa vuol dire Spice? Cioè, come lo scrivi? Aspetta scritto? Che...
Come spie o come spy? Spie. E non lo trovo. Trice Spy su YouTube non lo trovo, stranamente. Vuoi, sei anche su Spotify? Oh, non ti vedo più. Vediamo se lo trovo su Spotify nel frattempo. No, non lo trovo neanche su Spotify. Ci sei? Sì, se puoi scriverlo in chat, io poi lo copio. Eccolo qua. Ah, oddio, aspetta che però questo io non lo posso... Dimmi come si chiama, dimmi tutto quello che c'è scritto nel titolo. Ma purtroppo non riesco neanche io a trovarlo, non vorrei non fosse in elenco. Ah, ok. Aspetta, allora provo a copiare, sto copiando quelle lettere lì, dammi solo un secondo. X, ok. Eccolo qua, l'ho trovato. Spice 2 però qua si chiama. Esatto. Ok, vuoi spiegarmi, cioè cosa hai fatto? Hai... prodotto anche o hai cantato o scritto? Io, allora, io produco, sto per far uscire un singolo dove canto, okay. Però questo è il mio primo esperimento di produzione, il mio obiettivo, diciamo, è quello di creare ambienti e di fare la produttrice. E qua perciò è la voce, è strumentale? Strumentale, sì. Ostia, faccio anche vedere il video che... Belle le immagini, le hai fatte tu? Sì, ho montato tutto. Cioè, cosa sono gli elementi che sento? Tutto campioni o invece anche sintetizzatori, virtuali instrumenti in the box? Com'è? È un po' di tutto. È un po' di tutto. Tipo, diciamo tipo, che... tipo il basso, questo qua zanzaroso, cos'è? Il basso zanzaroso è un Prolog. Ok. Un Prolog vero o un Prolog finto? Cioè no, Prolog, il nuovo Korg. Vero, il Korg, sì, quello 8 voci. Il mio 8 voci è un basso. Che mi sono il suono principale, diciamo, cioè quello con cui comincia questo qua, questo ripetitivo. No, questo è un campione. Questo è un campione. Campione puro, cioè un campione cioè che tu ripeti o è un campione con un granulare, cioè come No, viene... no, è un campione che ripeto. Ok. E invece questo scusa un attimo, questo c'è un altro suono bello, dov'è? Aspetta. Io l'ho perso. Vabbè, le chitarre le suonate tu o sono campioni? Sì, no, sono le mie, io suono la chitarra. Bello. Aspetta, c'è un suono, quello che fa una specie di synth, molto 80s, che fa... Aspetta, no, tutti questi bending, come li hai fatti? Sempre col prolog? Sì, col pitch. Sì. Complimenti. Ho gestito... Grazie. La passione tu di in particolare di creare atmosfere o di creare soundscapes? Assolutamente sì, io a me piacerebbe tanto scrivere musica per film e video e immagini. Difatti io mi sono messa a fare questo piccolo montaggio. Bello anche. Mi senti? Bello, sì, io ti sento, sì. Sì, no, solo a livello amatoriale per accompagnare un po', per sposare un po' questa musica. Ma cosa sono? Sono immagini che hai trovato in internet? Cioè come le hai messe? Sì, sono tutte... No, questa è tutta roba, diciamo, gratuita, sì. Che bello. È ovviamente libera da licenza, che si può scaricare, si può montare, quindi bello. Sto iniziando così, in attesa bello. Di per preparare
campo un po' a quello che sarà il singolo che uscirà. Tienimi aggiornato, magari la prossima volta ci fai sentire qualcos'altro. Ok, assolutamente dai. Sì. Complimenti, dai, bello. Grazie. Grazie. Ciao, alla prossima, Trice. Ti chiamo Trice. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao. Bello, comunque è figo, anche a me piace fare queste cose, ma poi non ho mai tempo di farle, però bellissime. Oddio, aspettate che ho perso chi mi stava, ecco qua. Allora, vedo Smalox che abbiamo già visto un po' di volte, ma rivediamolo sempre. Ecco, aspetta, no, però volevo dire Luis Juan, che forse abbiamo sentito una volta Luis Juan, non mi ricordo più. Grazie Filippo. Ciao. Ci eravamo già visti una volta o no? Non mi ricordo più. Allora, noi ci siamo cioè, visti. Ho partecipato al tuo primo contest. Ah, ma dai. Sulla creazione di scrivere parole su una tua base. Ma dai, che figata. Cioè, sì. Durante il prima ondata Covid e seconda ondata Covid. Adesso parliamo. Sì. Aspetta che non ti ho visto per un attimo. E invece oggi cosa ci fai sentire? Sì, ti vedo. Allora, Michele, in realtà vorrei farti sentire un po' due cose, anche un 30 secondi. Non voglio togliere tempo agli altri. Allora, ti voglio far sentire una già uscita che si trova su YouTube. Aspetta che appoggio il telefono così. Sì. Dimmi cosa cerco. Allora, Si Innamora. Luis Juan Si Innamora. Ok, cercato, trovato. Featuring Bears. Bears. Ok, Bears. Vado? Vai. Ok. Luis Juan. Gilbert. Canta la luna bandolera. Si innamora. Si ogni sera si innamora. Chiamami papi questa sera. Dalla luna bandolera, corro più forte quante strade rotte, scappo dalla malinconia. Solo nel posto ti giuro non reggo, se poi tu non scappi con me. Parlo contigo, mi sento tranquillo, aspetto che arrivi il weekend. Saluto il frate al balcone, cammino per strada, mi fanno wewe. Ti arrabbi, mi schivo, ti guardo, poi rido, sei ancora arrabbiata con me. Rimango tranquillo, mi passo un tuo stilo, minuto e sono tutto da te. Stanotte se baila c'è un'altra compagna che vuole provarci, va bene. Se non ci casco, se dici ti amo e poi ti innamori dai. Si innamora. Ogni sera. Allora, ho un po' di perplessità su diverse cose, però sai, magari non è neanche il mio genere. Cioè, timbro vocale, cioè, mi sembra tutto molto finto. Cioè, mi dispiace dirtelo, cioè, cioè il timbro vocale, la voce, cioè, è una roba che non ci posso credere, cioè, capito? Non ci credo, non so come dire. È tutto un po' come fatto apposta per emulare molti brani simili, capito? Di questo genere, però non so come dire. In questo momento in cui il Giro di Napoli è incredibile, cioè è di una creatività pazzesco, è sia sonora che a livello di rap e tutto, boh, secondo me devi provare a fare qualcosa di più figo, cioè di più anche originale, non lo so. Anche se tu volessi fare questo genere, allora questo genere andrebbe fatto in maniera più cattiva, minimale, più seria, più anche più volgare, tra virgolette, cioè nella scrittura. Qua mi sembra che, boh, è una roba un po' per accontentare tutti, capito? Te lo dico proprio. Trovo anche che il timbro vocale potresti provare a cercare un altro timbro, perché mi sembra un po' finto tutto quanto, cioè... basta. Vuoi farmi sentire un'altra cosa? Sì, allora ti ho inviato un'email a Canova Musica. Aspetta un secondo che sì. con che email tuo? Sì, Luis Zero Official. Eccoti qua. Singolo? Sì, Michele, questo ti anticipo che è tutta un'altra cosa, perché questa è stata caso di più. Vado. No. Però ho capito? Magari mi gaso di più. No, è molto lenta. Dicevo, magari mi gaso di più. Dicevo. Ok. Fingere quanto vuoi tu, i sentimenti non si annullano, sono strani ma
starti, ma poi ritornare. Tu startene da sola, tu, con la testa sul telefono, contando minuti di parole dette tra di noi. Domani un giorno nuovo sarà, no, 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 domani una nuova è già. Io sto sempre qua ad ascoltarti se qualcosa non va. Mai con marcia fa, si dovesse tutte lotte, si usce nel palazzo. Però, cioè, il problema è, no? Ma tu a chi vuoi prendere per il culo? Cioè, la domanda è, nel senso che, cioè, per me, cioè, tu sei, cioè, non puoi essere questo e quell'altro, non so come dire. Io trovo che questa roba mi piace di più. A me, sinceramente, questa roba qui mi arriva molto di più. È anche un'altra voce, no? Tu senti, è un timbro totalmente diverso rispetto a quello dell'altro pezzo. Perciò, se io dovessi giudicare, a me sembra che tu ti piace fare questa roba qui e l'altra la fai perché ci hai provato, perché pensi che sia un filone, no? E che comunque funziona quel genere lì. Però tu qui ci metti il cuore. Poi ci sento anche qui mille problemi. Ci sento qualche problema. Però a me questa mi piace di più. Cioè, sì, io me l'ascolto quasi volentieri, anche la tua voce mi convince di più, capito? Tra le due, indubbiamente, qua il timbro vocale mi piace di più. Mi sembra che ti piaccia anche di più a te farla, ma non lo so. Sì. Cioè, io insisterei più su questa cosa qui, troverei magari una maniera per fare questo genere in maniera un po' più moderna, che non vuol dire metterci sotto il beat pop, ma magari addirittura renderla ancora più minimale, ancora solo con un pianoforte, che sia ripreso qualitativamente in maniera invece non bella, ma imprecisa, come anche il sentimento che tiri fuori cantando la canzone. Cioè, non pensare che per forza, siccome va quel genere lì, devi fare quel genere lì. Se ti trovi, cioè, a me, ti ripeto, mi sembra che tu vieni fuori di più su questo. Poi, ripeto, con le dovute precauzioni, cioè, precauzioni, con le dovute filtri di migliorare sempre, insomma. Michele, ma guarda, ma che i tuoi consigli per me, che io ti seguo da sempre, sono... Non vedo l'ora di poter confrontarmi Le critiche che ho fatto sul primo pezzo non sono di certo né per offenderti né per... Ma sono cercando di cercare di... Tanzitutto la mia opinione, perciò può essere anche totalmente sbagliata. Ma è per cercare di darti una mano. Se io proverei a fare altri brani più vicini a questo tipo di tradizione napoletana, più che quell'altro, e proverei però a spingere un po' di più. Cioè, spingere vuol dire andare più a fondo. Che comunque questo non è male. Scusami se ti interrompo, ti dico che comunque io nasco con la seconda che ti ho mandato, quella che hai ascoltato prima è stata una cosa, un'evoluzione, il momento in cui mi ero fermato con, diciamo, la prima scia, ed è subentrato sto fit, questa cosa, quindi è nata quest'altra canzone. Sto è una fase dove sto seminando, sto capendo i primi io dove andare. Di più, di espandere di più questa seconda rispetto alla prima, quello che penso io, insomma, e magari di andare più a fondo ancora nella scrittura. Dai, alla prossima. Ti ringrazio, Michele, grazie. Grazie di tutto, ciao. Ok, ragazzi, io dovrei staccare fra un secondo. Vedo che c'è Luigi Hernani Frezza, con cui abbiamo fatto diversi già collegamenti. Smalox ne abbiamo fatti già due o tre. Natoli mi sembra pure. Perciò, scusate, non vogliatemene, ma io staccherei perché devo finire quello che stavo facendo e ci vediamo con Canova Ascolta giovedì prossimo. E, mentre ci vediamo con Canova Speed Date e qualche altra sessione che apriamo martedì, e non è detto che tra il fine settimana o l'inizio settimana prossima non abbia un Twitch solo di puramente di creazione di una base musicale nuova, perché ho un po' di voglia di fare un po' di twitching estremo, che non sia solo analizzare sessioni di Pro Tools. E domani poi vi ricordo che c'è il nostro solito appuntamento con Pinaxa, che in teoria dovrebbe essere confermato, anche se dopo vi farò sapere attraverso una storia, perché avevo un piccolo raffreddore, ovviamente non Covid, raffreddore, perciò magari non è in studio. Vi faccio sapere dopo. Ciao ragazzi, a presto!